Oggi ci troviamo qui, facciamo la quarta riunione dell'osservatorio, ma la prima dopo il lockdown. Questa è una riunione importantissima perché durante il lockdown ci sono stati grossi disagi per delle persone per le persone con disabilità e proprio di questo abbiamo parlato nella riunione di oggi. Inoltre abbiamo invitato la direttrice del centro tutela consumatori, la dottoressa Powerhoff, che ci ha illustrato un progetto sull'inclusione di persone con disabilità in Alto Adige. Le persone con disabilità fisica hanno avuto problemi nel lockdown, soprattutto problemi con contatto fisico con altri. È stato un po' difficile con la digitalizzazione durante il lockdown perché tante persone con disabilità sono andati sempre nei uffici e non erano abituati a fare tutto questo con computer e hanno avuto tanti problemi. Oggi ho incontrato l'osservatorio della consigliera per i pari diritti. Abbiamo parlato di due grandi tematiche. Uno è il progetto Nessuno Escluso, dove con altre associazioni abbiamo provato ad indicare, a segnalare i problemi che le persone con disabilità hanno su tutto il territorio nazionale. L'altro campo è quello dei diritti dei passeggeri con mobilità ridotta, dove come CTCU ci impegniamo per migliorare la situazione nell'arco delle carte di qualità.